Buonasera carissimi amici di Teleacras, benvenuti a questo lunedì sportivo di Agrigento che non è battezzato da una domenica molto positiva, sicuramente per i tifosi dell'Acragas perché i biancazzurri non riescono ad approfittare del pareggio del Torrecuso, fotocopiando di fatto il risultato della capolista e non riuscendo a sopravanzarla, quindi questa prima giornata di ritorno con un pareggio a reti bianche anche molto scialbo a Gioia Tauro contro la Nuova Gioiese che ha causato anche una presa di posizione da parte della società. La Fortitudo Moncada Agrigento avrebbe dovuto disputare il match casalingo contro Forlì, che non partecipa più al campionato di Lega Gold e quindi ha riposato. Di fatto parleremo di questo e di tanto altro. Avremo anche una sorpresa con Gaetano Monachello che ci raggiungerà telefonicamente, ragazzo di Palma di Montechiaro che lo scorso anno è stato nei nostri studi ospite, che ha segnato il suo quinto gol con la maglia della Virtus Lanciano in Serie B. Qui con voi Dario Piparo. E Davide Saia. E salutiamo i nostri ospiti di questa sera. Abbiamo la consueta e gradita presenza di Gaetano Gucciardo. Buonasera. Buonasera Gaetano, ci parlerà anche questo lunedì della sua rubrica Bianco e l'Azzurro per Agrigento 7. Proveremo ad analizzare questa domenica di Acragas e lo faremo anche ponendo delle domande al vicepresidente dell'Acragas, Angelo Vella. Buonasera. Buonasera a voi. E buonasera anche a Guglielmo Fiannaca, che è il dirigente della Fortitudo Moncada Agrigento Juniores. Buonasera. Buonasera. Andiamo subito a vedere la sintesi del match tra Nuova Gioiese ed Acragas. Abbiamo detto di una partita abbastanza incolore da ambedue le parti, anche complice l'impraticabilità del campo. Prego le immagini. Il Torrecuso non va oltre il pari nell'anticipo del sabato e l'Acragas ha la chance di tornare in vetta solitaria. A Gioia Tauro esordio per D'Alessandro, portiere classe 96 preferito allo Monaco. Vindigni gioca con la febbre, dentro Maraucci e Tresor, fuori lo squalificato Tropo e Dentice. Panchina per Savanarola e Nicola Arena, anche lui influenzato. L'Acragas soffre nei primi minuti, ma si affaccia dalle parti di Panuccio con questa sforbiciata mancina di Meloni, che però si spegne debolmente tra le braccia del portiere. Il terreno di gioco si presenta con particolari regolarità, il gioco ne risente. Si fanno sentire i tifosi agrigentini arrivati a Gioia Tauro, ma gli equilibri non si smuovono. Riflettori puntati sul giovane D'Alessandro, che si avventura con personalità in un paio di uscite alte. Si passa alla ripresa senza di fatto alcuna occasione da gol. Chance su punizione per l'Acragas subito con Chiavaro che ci prova col mezzo collo, ma non riesce a mantenere bassa la gittata. Gli animi in campo sono nervosi, esattamente come il pallone, quasi mai domo per agevolare le trame di gioco delle squadre. Ci si affida ai piazzati, quindi sempre conclusi in un nulla di fatto. Ma l'occasione più ghiotta ce l'ha l'Acragas. Baiocco manovra sull'auto di destra, pennella in aria dove Meloni in torsione coglie in pieno la traversa. Incredibile chance per il vantaggio con il bomber sardo che non riesce a segnare la prima rete del 2015. Feola inserisce Longoni e Savanarola, ma il più pericoloso è Vindigni, che nel finale si ritrova un pallone girato oltre lo specchio di Panuccio. Allo scadere la Nuova Gioiese sogna il colpaccio quando Manfred Lotti apparecchia sui piedi di Zampaglione il più facile dei gol. L'arbitro però ferma tutto per offside. Finisce così, nessun gol, spettacolo ridotto al lumicino e tanta tensione tra le squadre. Gioia Tauro si aggiunge di diritto tra le partite da rimpiangere per l'Acragas. E andiamo a leggere appunto i risultati e il tabellino di questo 19° turno del campionato di Serie D Girone I con l'Acragas che quindi pareggia a Gioia Tauro contro la Nuova Gioiese per 0-0. Tra Interreggio e Battipagliese termina 1-1 mentre Marcianise e Due Torri invece è stato rinviato per impraticabilità del campo. L'Agropoli batte la Leonfortese per 2-0, Tiger Brolo Neapolis 0-1, Comprensorio Montalto Noto 1-3, Orlandina Roccella 0-5, Rende Sorrento 1-1 e l'anticipo del sabato Frattese-Torrecuso termina 2-2. Torrecuso che quindi si ritrova ancora in vetta alla classifica, quota 39 punti, Acragas 38, Agropoli 36, Neapolis Rende 35. Nel giro di 4 punti troviamo 5 squadre. Segue un po' più staccata la Progreditur Marcianise a 29, poi Nerostellati-Frattese-Roccella 28, Leonfortese-Interreggio 27, Due Torri 25, Battipagliese 23, Tiger Brolo 21, Sorrento 20, Nuova Gioiese Noto 16, Comprensorio Montalto 13, chiude l'Orlandina a quota 6 punti. Davide, occasione mancata per l'Acragas. Un altro rimpianto che si aggiunge, come detto tu, sul fine del servizio ai tanti pareggi che quest'anno hanno caratterizzato la stagione dell'Acragas. Un rimpianto visto appunto come era iniziata la 19ª giornata col pareggio tra Frattese e Torrecuso. In un campo come quello, per un gioco come l'Acragas, è difficile sicuramente esprimersi, però con una squadra del genere forse tutti ci aspettavamo
un Akragas magari più su, con qualche punto in più come l'anno scorso, però non c'è da fare drammi, ancora c'è un girone da giocare, il Torre Cusa è avanti solo un punto, quindi serve solamente forse un pizzico di carattere in più, un pizzico di cinismo in più e poi i risultati arriveranno. Gaetano, nella tua rubrica anzitutto si apre con un interrogativo, è anche soprattutto la prima parte della rubrica che invitiamo i nostri telespettatori di leggere, è soprattutto ecco, segnata da questo dubbio probabilmente che assale il tifoso dell'Akragas in questo momento, al quale probabilmente non c'è una risposta precisa. Cosa sta succedendo? Ma saperlo, perché è da un bel po' di domeniche che aspettiamo che l'Akragas decolli e invece non decolla. Ora, per quale motivo questo si succede è appunto il quesito che mi pongo, che vorrei porre anche ad Angelo Vella che è qui seduto accanto a me. Cioè, questa squadra che problema ha? Vuole e non può, oppure può e in realtà c'è qualche cosa che per cui in realtà non vuole quello che potrebbe realizzare, oppure l'abbiamo sopravvalutata? Ci sono proprio, è un interrogativo che ci portiamo da tempo, perché questa squadra non decolla, non manifesta il potenziale che tutti quanti le riconoscono. Diamo la parola appunto ad Angelo Vella. Ma guarda, diciamo la prestazione, c'è poco scusanze, quella di ieri, perché è una copia del primo tempo con il Rende. Era la stessa identica, era una partita da vincere, sicuramente siamo usciti tutti delusi, io devo ringraziare anche quei tifosi che ci hanno raggiunto fino a Gioia Tauro, onestamente i primi a rimanerci male siamo noi di questa situazione, però noi siamo fiduciosi perché abbiamo un gruppo di giocatori, che l'ambiente è tranquillo, sicuramente domani al rientro di tutti si chiarirà un po' tutto la settimana, perché voi sapete benissimamente che è stata una settimana abbastanza travagliata, quindi crede che abbia inciso un po' il caso che può anche darsi, però siccome sono ragazzi prima uomini e poi giocatori, perché uno magari a caldo è nervoso e se la può prendere con tutti, però poi valutando sono gente che hanno vinto campionati, sanno la pressione, perché anche questo, qua c'è una pressione fortissima, mentre chi ci sta davanti o di dietro ce n'ha poco di meno, perché se andate a vedere tutte le squadre che ci sono in questo girone, forse l'Akragas è l'unica che ha 2.000 spettatori, 2.500 spettatori, c'ha la pressione, diciamo. Però questi siamo fiduciosi perché c'è un gruppo di giocatori che di queste piazze ne ha fatte. Ma noi sicuramente siamo fiduciosi che usciremo alla grande fuori, perché oggi ci sono 15 partite e sicuramente non si può sbagliare più, anche perché voltando pagina già a partire da domani sicuramente ci dobbiamo mettere in una strada che ci porta all'obiettivo finale. Secondo lei in questo momento chi dovrebbe fare la differenza tra i giocatori dell'Akragas? Sta rispettando le aspettative o una questione che riguarda interamente il gruppo, una questione di mentalità secondo lei? Ma guarda, io ti posso dire una cosa, questa squadra non c'è un ragazzo che deve fare la differenza, perché sono tutti pari livello, perché voi guardate di dietro gente che ha vinto i campionati, a centrocampo sono gente che ha fatto pure categorie molto più alte. In avanti è in discussione nessuno, quindi poi ci può essere magari la giornata di qualche giocatore, o sì o no. Però voi avete visto benissimamente la settimana scorsa, domenica passata, è stata una bellissima prestazione. Io penso chi può parlare male dell'Akragas contro l'Agropoli, perché abbiamo fatto una partita alla grande, l'invuore di quei due infortuni, però se noi chiudevamo la partita prima, nessuno qua stavamo a parlare di quella partita, non c'è niente di. Ieri magari ci aspettavamo, dato il pareggio del Torrecuso, dato un riscatto, tutto quello che è successo, e non c'è stata. Però noi sicuramente faremo tesoro di queste situazioni e andremo avanti, perché noi abbiamo un obiettivo solo e lo dobbiamo a tutti i costi raggiungere. Assolutamente sì.
Perché una cosa che diciamo, un pochino mi preoccupa è che si diffonda l'idea che questi uomini, prima che i giocatori, non ci mettano impegno, non ci mettano l'anima. Perché secondo me giocatori come Vindigni, come Chiavaro, come Baiocco, sono giocatori che ci mettono tutto quello che hanno per vincere le partite. E quindi lascerei perdere questo elemento, però mi chiedo, anche la partita con l'Agropoli, che era una partita quasi messa in sicurezza, l'abbiamo pareggiata un po' per limiti individuali. Qualcuno sbaglia, poi con gli under è sempre un po' così, dobbiamo metterlo nel conto, però se sono andato a riguardarmi quei due gol che abbiamo preso contro l'Agropoli, entrambi sono una copia dell'altro, perché è un'azione che parte dalla metà campo avversaria con un lancio lungo a cercare questo Canotto, si chiama questo giocatore, la prima volta salta denti, cioè la seconda volta si fa atterrare, ottenendo il rigore. E in entrambe le circostanze il giocatore che lancia la palla a Canotto ha tutto l'agio di ricevere il pallone, di alzare lo sguardo, di guardare dove è il compagno e di lanciargli la palla, senza che i nostri due mediani abbiano il tempo di aggredirlo per contrastare. Errore individuale o errore di reparto? E infatti, appunto, cioè, ci sarà sicuramente un problema individuale, ma non è che c'è anche forse un problema legato a, non so se al modulo o a come lo interpretano i giocatori, forse è una domanda che bisognerebbe porre a Feola, però magari ne avete discusso e siete arrivati a qualche opinione soggettiva di Aggiungere. Io sì. Ti posso dire che noi ne parliamo un pochettino, però io non mi attacco mai al singolo giocatore, perché poi stiamo parlando di junior, sono 95, quindi un 95 il primo Dendice ha fatto pure prestazione alla grande, non è che Dendice, dobbiamo dire le cose come stanno, perché oggi stiamo parliamo di Dendice perché magari Melone, per dire, si è mangiato un gol, era più difficile sbagliarlo che a fare gol. Si continuerà e magari su Dendice. Bella, si continuerà a puntare sul Dendice? Ma assolutamente, un ragazzo della società, un ragazzo che ha fatto bene, ci può stare, sicuramente farà anche queste esperienze, sicuro. E poi questi sicuramente, se arriveranno qualche ragazzo entro domani, poi il mister lavorerà anche su quelle nuove e con Dendice, perché Dendice è uno dei titolari, quindi poi nella settimana sono scelte del mister che farà. Però io non colpevolizzo il singolo giocatore, che sia grande o che sia piccolo, perché in quella partita anche qualche grande ha sbagliato, però dobbiamo fare tesoro oggi, perché abbiamo 15 partite e 15 partite non ci dobbiamo un pochettino accusarci entrambi per portare avanti a un obiettivo che tutti ci siamo prefissati. Quindi arriveranno degli juniores, comunque questo non è un mistero, però siete in dirittura d'arrivo, sono dei terzini bassi? Sì, sono destro e sinistro. Quindi tutti e due terzini per le rispettive corsie. Davide, cosa può cambiare da un punto di vista pratico secondo te? Io invece vorrei chiedere appunto a Vella, ecco, non c'è forse una squadra che pecca di presunzione, così come una volta aveva accusato lo stesso Fera in conferenza, salvo poi appunto chiedere umiltà che in qualche partita si è vista, ma poi questa squadra sembra quasi aver perso la capacità di chiudere le partite, e questo si poi rifletta sull'andamento delle stesse, e come si è visto anche ieri. Guarda, io ti posso parlare, completando il discorso di ieri, dopo fine partita sono entrato nei spogliatoi, io ero amareggiato, ma i giocatori, secondo me, se c'era un termometro da me, loro più amareggiato ancora da me, perché sono ragazzi che ci tengono a vincere il campionato, ed entrano magari con un biglio di andare a vincere la partita, poi magari per varie vicissitudini, perché fai fatica anche il discorso del terreno di gioco, perché vi posso garantire che io ho messo i piedi in quel terreno di gioco e ho detto, ma questo è un campo di patate o un terreno di gioco? Perché veramente era ridicolo, ma non per creare una, però no, magari una squadra che vuole fare quel tipo di classico giocatore, o Tiscione, che sia Catania, o chiunque, un Baiocco, che vuole costruire un'azione, viene faticoso. Quindi quello lì
diventa un'arma in più per la squadra, perché la Gioiese ha giocato per il punto. Cioè, la Gioiese sì, meno male che nessuno si è infortunato, visto che era pieno di... Guarda, io vi posso dire che era abbastanza scivoloso, che era, non so, dire, non era campo quello là. Anche se Tiscione sembrerebbe aver subito un colpo durante un... No, no, grazie a Dio non c'è questi problemi, okay. Però bene. Voglio dire, ragazze, ognuno che è abituato a delle giocate, voi conoscete benissimo Tiscione, varie giocate, voi... Era impossibile giocare, quindi si giocava solo con le palle alte. Con le palle alte deve capitare un'occasione, tant'è vero, quelle poche che ci sono state, un palo, una traversa, tutto. Sì. Però vai a fare il gioco delle squadre avversarie. Quindi. Andiamo a vedere, ad ascoltare la lettura, la lettura tecnica di mister Feola subito nel post partita tra Nuova Gioiese e Akragas. Mister Feola, si conclude 0-0 la partita tra Gioiese e Akragas, una sua valutazione? Una valutazione, è una partita che noi non è che abbiamo fatto chissà che, però abbiamo creato, però su un campo che era impossibile giocare. Sai, noi con una squadra che gioca a calcio, loro tutti, tutti a difendersi, è ovvio che andiamo in difficoltà, soprattutto quando non possiamo esprimere il palla a terra, perché noi giochiamo in un certo modo. Questo campo ci ha impedito, però questo nulla toglie che oggi la partita non l'abbiamo presa nel modo migliore e non possiamo alternare una prestazione di domenica a una prestazione di oggi. Dobbiamo cambiare il registro, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Mister, come si affrontano le squadre in questo campionato che devono salvarsi? Con un altro spirito. Noi, se non cambiamo atteggiamento, cambiamo mentalità, noi non possiamo pensare di giocare solo alla grande contro le grandi e poi contro le piccole, cosiddette piccole, giocare sottotono. Dobbiamo un pochino rivedere alcune cose, dobbiamo migliorare, perché sennò roviniamo tutto quello di buono che è stato fatto fino adesso. Paradossalmente il risultato di ieri del Torrecuso vi poteva aiutare, così non è stato però. Appunto, avevamo ancora un motivo, uno stimolo in più per fare ancora meglio, non ci siamo riusciti. Però ecco, anche se non c'è da recriminare, il palo, la traversa, qualche occasione, però una squadra che deve vincere viene qua, vince e basta. Mister, abbiamo visto qualche momento concitato in campo, ci vuole descrivere lei qualcosa? No, è successo che si fa parte del calcio, loro dovevano salvarsi e hanno messo tutti i mezzi per cercare di fare un punto. No, noi siamo stati un pochino presi da questa situazione, siamo caduti un pochino nella provocazione che non dovevamo cadere, abbiamo perso tempo e ci siamo innervositi. E fra poco andremo a vederle anche le immagini del pareggio tra Frattese e Torrecuso. Chiedo a Angelo Vella se la scelta anzitutto di puntare su Feola, anche su questo tipo e sistema di gioco che è molto particolare, è segno di personalità o comunque un investimento non solo da parte di Feola, anche da parte della società che ci sta credendo insomma quasi ciecamente. Le chiedo se crede che a un certo punto, se i risultati dovessero continuare ad avere questa altalenanza, sia il caso di poter anche rivedere il modulo tattico. Ma questa è sicuramente una domanda più che altro che compete al mister. Noi diciamo fino a oggi non possiamo dire di niente, perché io penso che un giocatore di questi livelli diciamo si cala un pochettino al modulo, perché li prova in settimana, quindi non penso che ci siano questi problemi. Io magari in questa cosa non posso rispondere, perché è il mister che vede un pochettino in base alle partite se può cambiare modulo o no. Questo è il discorso. Io posso solo diciamo parlare a livello di quello che vedi tu la domenica. Poco fa, come ha detto il mister, il discorso che poi si è interrotto, mi ha fatto la domanda, il discorso come affrontare queste partite. Il mister ha detto giusto, cioè, io ho visto un Baiocco, per dire, che non fa tutte le partite uguali, cioè, quindi con aggressività, perché secondo me questi giocatori quando vai in un campo del genere devono subito capire che si deve andare a vincere la partita, che sia pure un campo di, non so, di bitume. Quindi anche un po' di carenza e motivazione. Abbassarsi subito, questa è la mentalità magari che Feola dice. Capito? Perché io ho visto su 11 Baiocco che si è abbassato a quel terreno di gioco e giocava facendo fatica, perché col modo come c'ha Baiocco faceva pure a controllare la palla
Infatti se volete vedere qualche tiro che c'era anche da parte della Gioiese si sbagliava pure. Sì, sì. Può essere, non voglio pensare a male, ma può anche darsi che un campo del genere è stato creato in settimana anche per queste cose, no? Perché esistono. Che una squadra che si deve salvare deve studiare un po'. Voi avete visto l'anno scorso Noto Savoia. Cioè, erano partita vinta dal Noto 1-0. Un altro campo che noi in eccellenza abbiamo visto, che ci hanno fatto entrare cavalle, era a Massala. Quindi lei crede che possa essere anche stato... Ma sì, ma guarda, il girone del ritorno, quando si parla del girone del ritorno è un altro campionato. È perché non ce n'è chance, o porti punti o retrocede. Davide. Da dirigente alla tifoso le chiedo, come vedrebbe un'Acragas disegnata con un centrocampo a tre? Ma guarda, io l'anno scorso giocavamo a tre, sicuramente dipende le partite, lo potrei vedere magari positivo. Visto che si soffre sempre lì poi alla fine. Però sa, il problema, come dice il mister, noi dobbiamo vincere tutte le partite. Non è che c'è dato anche il centrocampo a due, non è che c'è stato così il problema del centrocampo, perché oggi noi dobbiamo solo essere rammaricati di non avere messo le palle dentro che abbiamo create. Perché non è che noi facciamo quattro gol e ne prendiamo due, l'importante è vincere partite. Sì, ma è pur vero che quando a Feola in conferenza stampa chiediamo questo, lui dice che mancano le alternative a centrocampo, quindi non è che forse la partenza di Assensio sia stata un po' troppo così. Anche Aprile e Conti, sono tre gli uomini. No, dato che potrebbe essere un'alternativa al modulo tattico. Ma guarda, a centrocampo lui ti gioca sempre con un grande e un piccolo a centrocampo, poi magari il piccolo può essere... non è un trofo della situazione, perché è abbastanza aggressivo, perché fare coprire il campo devono essere due esperti con come le vedute alte. Ricordiamo che Bonaffini è infortunato, sì. Ricordiamo che Bonaffini è infortunato. Poi ci è capitato pure il discorso di Bonaffini, anche questo, però ieri, per dire purtroppo, Bonaffini è infortunato, avevamo due squalificati che era trofo e Dentice, quindi eravamo con uno grande in meno, come Savanarola, che è uno che attacca e viene a recuperare, perché poi alla fine, come dice il mister, cioè non è il problema è che qualcuno deve fare un sacrificio a tornare indietro, perché poi infatti con l'Agropoli giocavamo 4-2-3-1, ma non è che noi abbiamo sofferto sa che cosa. Io non penso che l'Agropoli, che essendo una squadra che si trova dietro di noi, è riuscita con questo fatto di precipitarsi a fare gol, soffrivamo poi, non abbiamo visto, escluso quell'errore di Chiavaro su Tarallo, che non è che abbiamo visto un tiro in porta, non lo so. Quindi, rivedrebbe la scelta di lasciare partire Assensio o il giocatore voleva andare da... Ma guarda, Assensio, a parte un ragazzo d'oro, un ragazzo serissimo, ci è dispiaciuto, però le chance di giocare qua erano pochissime, perché poi magari puoi dire se Bonaffini ha un problema più grande di lei, allora potevi tenere Assensio, ma Assensio è un giocatore che vuole giocare, questa è la scelta di Assensio che volete andare via, perché chi lo manda Assensio? Piccola finestra con la Fortitudo per quanto riguarda Fiannaca, le chiedo anzitutto questa sosta quanto può essere positiva per la Fortitudo Moncada Agrigento, che ultimamente ha ottenuto dei risultati, ecco, parliamo dei grandi prima, dei risultati altalenanti. Positiva relativamente, perché tu perdi il ritmo partita, perché ora c'è il turno intrasettimanale, perché la Fortitudo giocherà giovedì ora a Verona, che è una bella trasferta, anche se ieri Verona perso a Barcellona, stranamente, con lo squadrone che c'ha, però sai... Questo può aiutare forse nell'affrontare questo turno infrasettimanale, scoprire un Verona che si può battere. Ah, mi auguro, certo. Beh, anche all'andata comunque Agrigento ci hanno molto vicino. Sì, 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 anche all'andata, diciamo, certo, in queste ultime partite non è che ci è andata tanto bene, anche se fuori casa, guarda, non dico, ma una o due partite le potevamo vincere. Mancato qualcosa, quel pizzico anche di fortuna, perché nel basket
ci sta anche. Ecco, proviamo un attimo a capire meglio la situazione del campionato in questo momento, perché abbiamo detto che Forlì non partecipa più e quindi di fatto si apre una retrocessione in meno. In meno, certo. Poi c'è il rischio anche di Veroli, se non sbaglio. Ma nelle ultime notizie che si è dato addirittura hanno preso pure un giocatore Veroli, perciò quindi si pensa che c'è stato magari un rientro dei giocatori perché loro avevano fatto in concomitanza con la Stella Azzurra Roma, avevano dato dei giocatori e sono stati ritirati dalla squadra, però loro stanno continuando e addirittura hanno preso un giocatore. In questo momento comunque le chance comunque per salvarsi per Agrigento sono sempre maggiori. Anche però guarda, bisogna stare attenti, sempre stare attenti. Perché sai, il campionato di Lega Gold non è che qua nessuno, però chi si rimborsa, chi prende qualcosa, chi ancora oggi ci sono squadre che stanno prendendo giocatori. Mentre per quanto riguarda i ragazzi, in questo momento i ragazzi noi facciamo 8 campionati giovanili, 2-19, 2-17, 2-15, 1-14 e 1-13. Stiamo andando bene nel complesso, siamo primi nella 17 d'eccellenza, che è la squadra, diciamo, che potrebbe fare le finali nazionali. Siamo secondi con la 19, siamo secondi pure con l'under 14. Stiamo lavorando. Vede pronto già per, magari non per questa stagione, ma prossima. Ma quest'anno qualche apparizione, qualche ragazzino l'ha fatta sicuramente, perché ci sta lavorando. Abbiamo un responsabile del settore giovanile che è Riccardo Cantone, che sta lavorando con tutti i ragazzi, e poi abbiamo i vari allenatori, diciamo. Il compito nostro è quello di portare qualche ragazzo in prima squadra e raccogliere qualche minuto, poi non è facile. Ritornando alla prima squadra, invece, il mercato, ci sarà qualche movimento di mercato, qualche arrivo in questa finestra? Ma guarda, io su questo non ti posso rispondere perché non compete a lei. Andiamo con un brevissimo break pubblicitario, torniamo fra qualche istante. Ecco, prima di passare a quella che è l'analisi anche del match del Torrecuso con le immagini, un'ultima domanda riguardante la situazione sul campo dell'Acragas, la faccio a Gaetano. Ti chiedo se in questo momento improntare l'Acragas in questa maniera, magari al di là del fattore numerico, del modulo, proprio con questo spirito e con questa impostazione tattica, sia più segno di personalità in questo momento, forse anche di perseveranza un po' rispetto a quello che è un progetto iniziale al quale si vuole dare seguito? Segno di idee chiare e di coerenza sicuramente. Poi i risultati non sono soddisfacenti. Secondo me contro l'Agropoli abbiamo preso 2 gol perché il modulo ci sbilanciava troppo. Questo però non vuol dire che col senno di poi è sempre facile. Bisogna essere lì sul campo. Probabilmente Feola non ha neanche avuto il tempo di fare le correzioni perché abbiamo preso un 1-2 micidiale. Io francamente non so se è un problema di modulo o se è un problema di interpretazione del modulo, cioè se i giocatori fanno quello che devono fare. Cioè nel primo tempo contro l'Agropoli davvero quelli non si sono completamente visti e noi abbiamo macinato gioco alla grande. Poi nel secondo tempo hanno avuto questa doppia opportunità, cioè il fatto che i 2 gol che hanno realizzato siano uno copia dell'altro vuol dire che non sono casuali.
vuol dire che sono venuti fuori da una nostra vulnerabilità a centrocampo, dove Trofe e Baiocco, per quanto siano polmoni d'acciaio, sono sempre due, e gli altri non li supportano abbastanza. Anche Dentice sicuramente avrà qualche responsabilità, ma se nessuno va a raddoppiare anche il miglior terzino rischia di farsi superare. E certo, poi è anche una questione di caratteristiche individuali, sì, magari ora, Pietro Dentice non ha nel uno contro uno difensivamente delle qualità, esatto, eccelse, mentre magari in altre più, sicuramente più positive. Ma allora Rigoli ha affermato appunto in conferenza che aveva capito quali erano appunto le pecche delle tattiche in quel momento dell'Acragas, mettendo Canotto appunto su Dentice, esatto, dopo che aveva visto soffrire il terzino. Andiamo a vedere le immagini riguardanti Roccella e Torrecuso, questo 2-2 del match disputatosi sabato. Prego, Frattese e Torrecuso, scusate. Finisce 2-2 la sfida tra Frattese e Torrecuso, un risultato che permette ai rossoblù di mantenere la vetta e di interrompere la striscia negativa in trasferta. Un pari ricco di emozioni e dominato a lunghi tratti dalla squadra di casa, che sin dalle prime battute si è mostrata più determinata nonostante la pesante assenza di Longo nel reparto offensivo. Nella prima frazione ci pensano Celiento e Damiano a far venire qualche brivido a Minichello, graziato prima dall'arbitro in occasione del gol annullato e poi dall'imprecisione dei frattesi. Il Torrecuso, che per lunghi tratti pare subire ritmi ossessivi degli avversari, tenta invece timidamente di rendersi pericoloso, senza tuttavia riuscire ad essere incisivo, con Galizia, con Vitale che è bravo a deviare in angolo la sfera. E al 35esimo un tocco di mano di Petrarca propizia un rigore per gli ospiti. Dal dischetto Galizia si fa ipnotizzare da Vitale, bravo a distendersi e a negare il vantaggio al Torrecuso. Pochi minuti più tardi si ripete lo stesso copione ma a parti inverse. Fabozzi atterra un indemoniato Celiento e per l'arbitro è calcio di rigore. Alla battuta va Capitan Costanzo che con freddezza batte Minichello. Il secondo tempo si apre con il Torrecuso alla caccia del pari, che giunge al 16esimo grazie ad un ottimo spunto di Guadè, che supera tre avversari dando il via all'azione che porta Perna a siglare l'1-1. Ma il pari dura appena pochi giri di lancette. Aracri perde palla e Costanzo dal limite d'area è bravo a trovare una gran conclusione, che batte l'estremo difensore Sannita e vale il nuovo vantaggio frattese. A 4 minuti dal termine ci pensa però il solito Galizia a riportare la situazione in parità e permettere ai suoi di mantenere la vetta del girone. Andiamo a leggere quello che sarà il prossimo turno, il 20esimo di questo girone I, con l'Acragas che ospiterà in casa l'unica squadra che l'ha battuta di fatto in questo campionato, cioè la Leonfortese. Il Sorrento ospiterà l'Agropoli, Due Torri, Comprensorio Montalto, Torrecuso, Interreggio, Acragas, Leonfortese, Batti Pagliese, Nuova Gioiese, Noto, Orlandina, Neapolis, Marcianise, Roccella, Rende, Frattese, Tiger, Brolo. Chiedo a Davide come vede questo prossimo match con la Leonfortese, una squadra che comunque ha dimostrato sì altalenanza di risultati, ma quando sembra nella domenica buona comunque è una squadra molto pericolosa. Sì, una squadra che comunque nel girone di andata ha dato filo da torcere anche all'Agropoli battendolo, una squadra che è messa bene in campo e sta giocandosi appunto le sue chance esordiente in questa Serie D in maniera veramente eccellente. Sarà sicuramente un Acragas che deve dimostrare... Ti devo interrompere perché sì, abbiamo Gaetano Monachello al telefono. Gaetano, ci senti? Sì, sento bene. Buonasera Gaetano, attaccante della Virtus Lanciano, bentornato da noi qui Osservatorio Sportivo, perché ricordiamo i nostri telespettatori, sei stato nostro ospite qui fisicamente nella scorsa stagione. Come va Gaetano? Tutto bene, grazie. Innanzitutto un saluto a tutti, buonasera, complimenti per la trasmissione come al solito. La Lanciano riesce a seguirla bene, però ogni tanto quando torno adesso sono a casa per due giorni, riesco a seguirla. E ti ringraziamo, ma complimenti a te perché comunque hai segnato già 5 reti in Serie B in questa tua prima apparizione nel campionato cadetto. Ecco, parlaci un po' di questa esperienza. No, sono molto felice, è un momento positivo per me perché all'inizio ho fatto fatica perché con l'inizio anno ci sono stati dei problemi per raggiungere Lanciano, perché ho avuto problemi col trasferimento, però adesso finalmente da 5 partite, da 4 partite il gioco titolare, ho fatto già 8 partite titolare come primo anno in Serie B. Sono già 5 gol, quindi un momento positivo sia per me che per il Lanciano. Poi abbiamo avuto una bellissima vittoria con il Catania, che secondo me è una squadra attrezzatissima per arrivare in Serie A.
e quindi sono molto felice di ciò e spero di continuare così perché vogliamo arrivare in alto. E con 3-0 secco anche contro il Catania quest'ultima domenica, ma tu stai trovando una continuità non solo in campo perché magari inizio stagione hai avuto meno possibilità, adesso sembri uno degli 11, tra gli 11 fissi insomma della formazione della Virtus Lanciano. Voi che in classifica siete messi molto bene anche rispetto a squadre come hai detto te, come il Catania, che puntano a vincerlo questo campionato. Voi invece cosa puntate? Noi, come dice sempre il mister, come pensiamo noi andiamo sempre in campo con la stessa metà della squadra che lotta per salvarsi. Infatti cerchiamo il prima possibile di raggiungere i 50 punti. Pensiamo alla salvezza e poi se dovessimo salvarci in tempo penseremo pure ai playoff. Però per adesso pensiamo a salvarci perché con questa umiltà stiamo raccogliendo dei frutti. Per adesso siamo a un punto alla promozione diretta, però sognare non lo sono, quindi continuiamo di questo passo che possiamo poterci dare delle soddisfazioni. Ecco, noi intanto stiamo vedendo delle immagini che riguardano questo tuo primo scorcio di stagione. Forse ti chiedo in questo momento qual è il gol più bello che noi fra poco vedremo, ma credo non avremo dubbi nessuno se parliamo di quello con il Bologna come del gol capolavoro magari di questo inizio di stagione. No, direi il gol più bello è sicuramente quello che ho Bologna per tanti fattori. C'era pure presente per la prima volta Lanciano nella razza, che per motivi di studio che ancora fa il geoclassico della Regina non può seguirmi, però l'anno prossimo verrà stabilmente con me, quindi il gol più bello al di là del gesto tecnico sicuramente è quello lì, perché diciamo che c'è tutto, dai, per fortuna. E gol, al di là di quello che esteticamente è molto bello, gol anche pesanti. Stiamo vedendo in questo momento quello a Pescara, dove siete stati poi raggiunti in extremis, negli ultimi secondi di gioco praticamente. No, non mi fate ricordare quella partita, per favore, perché mancavano 15 secondi al fischio finale e Melchiorre ci ha tolto un sogno, perché sarebbe entrata nella storia questa partita, perché Lanciano non aveva mai vinto a Pescara, sì, quindi sì. È meglio non pensare più con la partita. Prego Davide. Sì, ciao Gaetano innanzitutto. Quest'anno è arrivata, oltre alle tante soddisfazioni, anche la nazionale di Serie B. E quindi non solo diciamo soddisfazioni per quanto riguarda i gol. Scusa un attimo, anche l'Under 20 per fortuna. Ah, anche l'Under 20. Ecco, visto appunto il periodo di mercato, il telefono ha iniziato a squillare magari per qualche squadra, da qualche squadra di Serie A? No, ti dico, ho ricevuto delle chiamate, cioè io non vorrei sbagliare, però ho ricevuto delle chiamate sia dal procuratore che già qualche squadra si sta muovendo, qualche squadra del nord, però non adesso perché Lanciano non mi fa partire, ma soprattutto per giugno. Ma in questo momento voglio pensare a Lanciano, poi c'è ancora un contratto di un anno e mezzo con Monaco che ancora è superato nel mio cartellino, quindi Lanciano c'ha il diritto di riscatto, il Monaco a volte c'ha il contro riscatto, quindi a fine anno, cioè, prima dobbiamo vedere come faccio adesso, poi a fine anno vedremo il da farsi, però fortunatamente, ringraziando anche Dio, il telefono per fortuna squilla, sì, per fortuna. Gaetano, tu hai girato tanto, nonostante tu sei solo un classe 94 fondamentalmente, hai appena 20 anni ma hai già fatto molte esperienze in giro per l'Europa, tra anche alcuni alti e bassi, anche alcune difficoltà, in questo momento forse cominci a vedere piano piano di star cominciando a raccogliere il tuo seminato? Sì, ti dirò che l'esperienza che ho fatto fuori in giro per l'Europa mi ha aiutato tantissimo, perché sono cresciuto sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano, perché sono andato più uomo, la prima volta a badare ad una casa, a pagare, che ne so, una cavolata, le bollette, eccetera. Quindi io la rifarei 100 volte questo giro. E quindi da adesso finalmente, come hai detto bene tu, da quando sono andato là sto raccogliendo tutto quello che stavo seminando, ma ancora secondo me siamo ancora al punto di partenza e non di arrivo, perché ancora la salita è molto lunga, perché sono solamente 20 anni, quindi speriamo di continuare per questa strada. E noi ti auguriamo tantissime fortune e soprattutto che tu riesca a mettere sul piatto quelle che sono le tue qualità nel modo migliore. Ti chiudo con una battuta: Riccardo Carvaio, che è un tuo grande amico, continua a seguirti, ti dà qualche consiglio? Ci siamo sentiti per il buon anno, tra le videochiamate, sì, ma lui era molto contento, fa che il suo sogno però scherzando sarebbe quello di giocare con me. Io ho risposto invece che sarebbe il mio sogno giocare una partita titolare con lui, perché un amico lui l'abbiamo fatta, però lui fa noi ti voglio incendere con me. E faccio, allora chiudiamo gli occhi e iniziamo a sognare, che sognare non costa nulla, speriamo che sia bello. Sì. Per adesso segni più tu che Falcao. In questo momento sì, ho visto pure Radamel, avevo mandato un messaggio dal Manchester. Mi dispiace molto che non sta andando bene quest'anno, perché è una persona, oltre ad essere un campione, è una persona fantastica, credetemi, è una persona
fantastica, quindi spero che si riprenda, e ho letto poi l'interesse della Juve, spero di vederlo in Italia, magari lo vado a trovare dopo. Grazie mille Gaetano Monachello, ti aspettiamo qui ad Agrigento, buonasera, buona serata. Buonasera, ci vediamo sicuramente. In bocca al lupo ancora Gaetano. Buona serata. Buonasera. Ciao. Monachello è uno di quei talenti agrigentini, fondamentalmente ricordiamo di Palma di Montechiaro, che sta cominciando dopo un po' di vagabondaggio. Alla fine sta trovando la migliore forma proprio qui in Italia. Dopo sì, tanto... ecco sì, fondamentalmente sì. Segno che ancora comunque la nostra terra, nonostante tutte le difficoltà, riesce comunque a sfornare delle possibilità. No, magari noi abbiamo anche un caso che magari ci torna più da vicino con Tino Parisi, che è stato fondamentalmente... Una bella soddisfazione anche perché il figlio è un grandissimo amico mio. Queste cose fa solo piacere chi ha società di calcio, magari ce ne sarebbero di più in Sicilia, ma ce n'è tante, magari qualcuno ha più fortuna, perché a volte anche lì il percorso certo, sono di crescita deve avere pure un po' di fortuna, e poi meglio per lui, e noi siamo felici che va bene. E tra i tanti talenti anche del basket, ad esempio Portannese, apriamo questa... piccola finestra, che è un giocatore agrigentino che è stato a Bologna da 2 settimane, adesso militerà in B1, se non sbaglio, cioè nella Silver. Mi sembra che è a Latina. Dovrebbe sì. Si è accasato a Latina perché forse non in Bologna, diciamo, non ha avuto... L'avresti visto bene ad Agrigento magari? O profeta in patria non è... Ma sai, non lo so perché... Il coach, in base a come prepara le squadre, sicuramente Marco è un ragazzo splendido, io lo conosco, diciamo, è uno che si allena bene, si impegna, però questo se... certo, è una guardia, perciò lui... però io penso che farà benissimo a Latina. Secondo me ha fatto bene, perché... Anche a scendere di categoria, di 2 categorie in questo caso, insomma. Ma sai, scendi di categoria, però sei sempre, in base alla nuova normativa, molto probabile il prossimo campionato sarà tipo come la NBA, perché vorrebbero fare 4 gironi di 8 squadre. Perciò la Silver e la Gold verrà accorpata. Perciò, quindi fondamentalmente, esatto, sì. Non lo so se scende di categoria per il prossimo anno, se verranno accorpate tutte queste cose, addirittura ci saranno tanti turni infrasettimanali. Guglielmo, io le chiedo invece se tra i nostri ragazzi, ecco, i nostri ragazzi, che differenza c'è tra la nostra scuola, tra i nostri siciliani, anche da un punto di vista strutturale, di caratteristiche fisiche, rispetto ai ragazzi del nord? In primis, sì. L'altezza, diciamo, che da noi, diciamo, in Sicilia non è che siamo questi marcantoni che si vedono al nord. Io ho fatto... Possiamo levare tanti play, magari. Eh sì, però non si può fare una squadra di play. Ci vogliono le guardie, ci vogliono i pivot, ci vogliono i play, come tutte le cose. Al di là di questo, mentre per quanto riguarda la scuola, proprio da un punto di vista pratico, di pallacanestro. Di pallacanestro noi siamo 6 giorni su 6 giorni in palestra, sempre a fare... Fortunatamente abbiamo il campo che è di proprietà del presidente, e questo è tantissimo, perché ti posso assicurare che non saremo... sicuramente in Gold se noi non avevamo il palazzetto nostro, perché sappiamo tutte le vicissitudini che ci sono con i campi che ci sono ad Agrigento e da dove l'annuire, quindi perciò questo guarda è un grosso deterrente veramente per una società che vuole crescere. Pensa che invece la linfa, appunto, che sta dando la fortitudo al basket nella provincia di Agrigento, possa aiutare tra qualche anno ad avere una generazione, diciamo, di ragazzi appassionati al basket, e quindi avere una focina, diciamo, più ampia. Ma ti devo dire che già ce n'è tanta, perché ragazzi, questi che abbiamo tutte nelle giovanili, sono tutti ragazzi che vengono in maniera spudorata sempre ad allenarsi, studiano, perché abbiamo pure un'altra cosa, lo studio è in primus,
Cioè, i nostri allenatori vogliono tutte le pagelle per vedere se i ragazzi, perché se qualcuno è, lo fermiamo. Perché in prima cosa deve essere la scuola, l'educazione. Poi se diventi giocatore meglio per te. Certo. Gaetano, invece a te chiedo di nuovo di tornare brevemente, siamo in chiusura, su per quanto riguarda la situazione del prossimo turno. Sia Acragas che Torrecuso affronteranno due formazioni che in questo momento sono appaiate in classifica, hanno entrambe 27 punti, sono la Leonfortese e l'Interregio. Le ospiteranno entrambe, quindi in casa tutte e due le partite. Credi si possa muovere la classifica domenica? Ma io credo che noi stiamo ogni volta, andiamo allo stadio aspettandoci tutto il contrario. Faville, e queste faville non arrivano. Mi ricordo, mio padre aveva un amico che la domenica andava allo stadio e ogni volta finivano le partite, e finivano spesse volte finivano male, e diceva a mio padre: Totò, un genio chiuo campo. E naturalmente la domenica, due domeniche successive, era puntuale lì allo stadio a mangiarsi le mani, soffriva. Il calcio è questo sport masochista per cui paghiamo per soffrire. Io spero che domenica la classifica si smuova, e si smuova a favore dell'Acragas. Davide, classifica e risultati per quanto riguarda il campionato di Eccellenza. Sì, Eccellenza con lo Sport Club Marsala che batte in trasferta appunto il Camarat per 0-1. Mazzara San Giovanni Gemini 0-0, Mussumeli Ribera è stata rinviata, Parmon Valpaceco 0-2, Profavara Alcamo 3-0, Riviera Marmi Serra di Falco 2-1, San Cataldese Atletico Campofranco 4-0, Dattilo Monreale non disputata. Classifica con lo Sport Club Marsala, primo a 39 punti, segue Profavara a 33, Mazzara, San Cataldese Mussumeli a 31. A 30 punti il Campofranco, 29 per Parmon Valcamarat Riviera Marmi, 27 per Alcamo, Ribera 23, San Giovanni Gemini 22, Paceco e Dattilo 20, Serra di Falco 12 e Monreale 1. Siamo in chiusura e facciamo anche noi ovviamente un saluto e un ricordo a Leonardo Guida, giornalista agrigentino che è scomparso nella giornata di ieri. Salutiamo ovviamente lui e la sua famiglia e salutiamo anche i nostri ospiti. Grazie mille a Gaetano Gucciardo, grazie mille ad Angelo Vella e grazie mille a Guglielmo Fiannani. Grazie a voi. Davide. Buonasera, buona serata e arrivederci lunedì prossimo. A lunedì prossimo.